Se vi servono soldi su GTA Online trovate in descrizione il link del sito di gkings.shop dove appunto potrete acquistare soldi da aggiungere direttamente sul vostro account di GTA Online a un prezzo veramente conveniente. Il sito è affidabilissimo, lo staff risponderà a qualsiasi vostra domanda, trovate in descrizione il sito di gkings.shop se volete acquistare. Bella a tutti ragazzi, qui è GTA Pro e in questo nuovo video sono tornato oggi con un nuovo glitch per fare soldi infiniti in GTA Online con un metodo molto semplice e molto veloce da fare. Prima di cominciare vi invito a mettere un pollice in su a questo video per supportarmi, inoltre iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Detto questo, iniziamo subito con il video. Per fare questo glitch vi servirà l'arena con all'interno dei veicoli da sacrificare, dopodiché vi servirà il bunker con all'interno il centro operativo mobile e all'interno del centro operativo mobile dovrà esserci il veicolo che volete duplicare. Dopodiché vi servirà anche la RC bandito e come ultimo requisito vi servirà un amico. La prima cosa che dovremo fare sarà entrare in GTA Online in sessione solo per amici e dopodiché dovremo invitare il nostro amico. Una volta fatto ciò dovremo assicurarci di aver impostato la mira su mira automatica e dopodiché andiamo sulle impostazioni di GTA Online e impostiamo la sala d'attesa su chiusa, altrimenti il glitch non funzionerà. A questo punto ragazzi, dal menu della play andiamo su amici e cerchiamo Anawok, che è un account che sta 24 ore online, che c'è sia su PS4 che su PS5 e anche su tutte quante le piattaforme, e semplicemente facciamo partecipa a sessione. Quando cliccheremo partecipa ci apparirà un primo avviso con scritto se appunto vogliamo partecipare. Accettiamo il primo avviso e dopodiché ne apparirà un altro con scritto che la mira è diversa e se appunto vogliamo cambiare, e in questo avviso dovremo premere il tasto cerchio per rifiutare. Quello che dovremo fare a questo punto è veramente molto semplice, dovremo recarci esattamente qua dove c'è l'arena e dovremo metterci praticamente di fronte alla biglietteria per i ticket, quindi ci mettiamo esattamente qui, dopodiché apriamo il menu di pausa, andiamo su questa attività che si trova vicino all'arena e semplicemente ci posizioniamo sopra. A questo punto ragazzi andiamo a fare partecipa da Anawok, aspettiamo il caricamento, appena ci sarà il primo avviso dovremo premere X per confermare, dopodiché apparirà il secondo avviso con scritto che appunto la mira è diversa e in questo avviso dovete premere il tasto X e successivamente velocemente il tasto quadrato per appunto avviare l'attività che si trova appunto nella mappa, quindi tasto X e quadrato praticamente quasi contemporaneamente. A questo punto ragazzi ci sarà l'avviso con scritto se appunto vogliamo avviare l'attività. In questo avviso ragazzi dovete aspettare 3-4 secondi, dipende appunto dalla vostra connessione, nel mio caso è di 4 secondi, quindi appena passeranno 4 secondi tasto X per confermare e dopodiché di nuovo tasto X per confermare l'avviso di errore che apparirà e successivamente ragazzi ci troveremo praticamente buggati senza minimappa, dovremo premere velocemente freccia destra per appunto prendere il ticket e dopodiché quando ci sarà il menu dei ticket semplicemente acquistiamo il biglietto e praticamente ragazzi ci troveremo bloccati in questa schermata dove appunto non potremo fare assolutamente niente. A questo punto per sbuggarci quello che dovremmo fare è veramente molto semplice, dovremmo cercare Anawok, un altro account di Anawok che sta online, e dovremmo fare partecipa a sessione. Oppure ragazzi potete fare partecipa a sessione da un vostro amico che si trova all'interno di un'attività. L'importante ragazzi è che quando fate partecipa a sessione non vi appaia l'avviso con scritto se appunto volete unirvi, ma vi deve apparire direttamente l'avviso con scritto che l'attività è al completo e quindi appunto non potete partecipare, e in questo avviso dovete premere il tasto X per appunto confermare e praticamente vi sbuggerete. Infatti potete tranquillamente muovervi e appunto la minimappa sarà invisibile. Quello che dovremo fare ora è dire al nostro amico di ammazzarci e una volta ragazzi che il nostro amico ci avrà ucciso dovremo invitarlo al duello. Il nostro amico ragazzi dovrà accettare e una volta che saremo spawnati semplicemente abbandoniamo il duello. A questo punto ragazzi il vostro amico non sarà più necessario, infatti da questo momento in poi potremo duplicare le macchine completamente da soli in modo massivo senza avere appunto bisogno di un amico. Quello che dovremo fare ora sarà entrare all'interno dell'arena. Una volta che saremo all'interno dell'arena saliamo all'interno di un veicolo qualsiasi e dopodiché premiamo il tasto R2 per uscire di fuori. Quando premeremo R2 per uscire di fuori vedremo che il nostro personaggio cadrà nel vuoto e qualche secondo dopo ci troveremo appunto verso il Monte Ciliad. Quello che dovremo fare ora sarà diventare CEO e dopodiché richiedere un buzzard o comunque un elicottero qualsiasi per appunto muoverci più velocemente. Non potete ragazzi utilizzare veicoli personali ma solamente elicotteri. Una volta richiesto l'elicottero quello che dovremo fare è recarci davanti al nostro bunker. Apriamo menu interazione e assicuriamoci che appunto il veicolo, il nostro veicolo personale non sia in giro. Se ragazzi il veicolo è in giro dovete fare il riporto veicolo personale al deposito. Entriamo all'interno del bunker
e quando entreremo all'interno del bunker dovremo salire all'interno del centro operativo e dovremo tirare fuori la macchina appunto che sta all'interno del centro operativo, che è la macchina che appunto duplicherete. Mettiamo la macchina in questo modo come l'ho messo io nel video e dopodiché dovremo recarci verso l'uscita del bunker. Quando saremo davanti al portone per uscire dovremo premere il tasto X appunto sul menu per uscire e appena cliccheremo esci dovremo aprire menu interazione, andare su gestione veicoli e dovremo richiedere velocemente l'RC bandito. A questo punto ragazzi, se avete fatto correttamente vi ritroverete al porto con l'RC bandito. Semplicemente premiamo il tasto triangolo per abbandonare e per capire se sta funzionando vi ritroverete al porto senza minimappa e quindi appunto significa che il glitch sta funzionando correttamente. A questo punto ragazzi richiamiamo di nuovo il Buzzard e richiamoci all'arena. Una volta che saremo all'arena dovremo salire all'interno del veicolo che vogliamo sacrificare. Premiamo il tasto R2 per uscire di fuori. Quando premeremo R2 il nostro personaggio cadrà nel vuoto, il che significa appunto che sta funzionando. A questo punto ci troveremo di nuovo al Monte Ciliad, chiamiamo un'altra volta l'elicottero e andiamo all'interno del nostro bunker. Quando entreremo all'interno del bunker vedremo che la macchina sarà di nuovo lì dove l'abbiamo lasciata. Ci basterà semplicemente salire al suo interno e la macchina si duplicherà in automatico. Infatti come vedete la targa della mia macchina è cambiata, il che appunto significa che la macchina si è duplicata correttamente. A questo punto ci basterà mettere questa macchina all'interno del centro operativo. Ci dirà che appunto il centro operativo è pieno perché la macchina si è duplicata. Accettiamo l'avviso e la duplicazione ragazzi è finita. A questo punto se vogliamo fare questo glitch in modo massivo è veramente molto facile e molto veloce, perché infatti ci basterà semplicemente portare di nuovo questa macchina in posizione come prima all'interno del bunker, dopodiché ci richiamo di nuovo davanti alla porta di uscita, clicchiamo su esci, richiediamo il RC bandito, ci troveremo al porto con appunto l'RC bandito, premiamo triangolo per uscire, richiamiamo di nuovo il Buzzard e ci richiamo di nuovo all'interno dell'arena. Intanto qui ragazzi possiamo già vedere la prima macchina duplicata che abbiamo fatto poco fa, che si trova esattamente al posto della LG RH8 che c'era prima. Saliamo di nuovo su un veicolo che vogliamo sacrificare, premiamo R2 per uscire, il nostro personaggio cadrà nel vuoto e ci troveremo a Monte Ciliad, richiamiamo di nuovo il Buzzard e richiamoci di nuovo all'interno del bunker, dove appunto ci troveremo di nuovo la macchina posizionata come l'avevamo lasciata. E quando saliremo al suo interno la targa cambierà di nuovo e in questo modo ragazzi la macchina si sarà duplicata un'altra volta. Infatti ci basterà semplicemente riportare questa macchina all'interno del centro operativo e dopodiché ragazzi la duplicazione è completata. E in questo modo ragazzi potremo duplicare tantissime macchine in veramente pochissimo tempo. E come vedete ragazzi all'interno dell'arena ho le due macchine completamente duplicate che posso tranquillamente prendere e vendere senza nessun tipo di problema. Ovviamente ragazzi vi ricordo i limiti di vendita, che sono di una macchina ogni 18 ore reali. Quindi appunto per poter vendere a prezzo intero dovete vendere una macchina ogni 18 ore. Altrimenti se provate a vendere una seconda macchina dopo averne venduta già una, la seconda macchina verrà venduta alla metà. Quindi mi raccomando, una macchina ogni 18 ore reali. E quindi niente ragazzi, questo video finisce qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a mettere un pollice in su a questo video per supportarmi. Iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Se vi servono boost di soldi su GTA Online, su tutte quante le piattaforme, trovate in descrizione il link di gkings.shop per appunto acquistare. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!